Bene ragazzi, sono Beowulf e questo è SteamWorld Dig 2. Scavando scavando abbiamo trovato il secondo ingranaggio che ci serviva per prenderci il rispediti al mittente e adesso ce ne scendiamo nel fondo della miniera perché per la gente abbiamo assolutamente una miniera appunto aglia da esplorare. Andiamoci di qua che è più easy. Abbiamo una miniera da esplorare appunto e non vediamo l'ora di vedere cosa c'è dall'altro pizzo. Hop hop, si entra. Caverna misteriosa, va bene. C'è così tanto bisogno di luce da mettermi già, perché lì sopra, vedete come qui sopra ci manca qualcosa. Ci manca qualcosa. Vediamo se riusciamo a... di riuscire ci riusciamo, ma... Come ci arriviamo, ragazzi? Non ci arriviamo. Perché vedete? Vabbè, comunque l'abbiamo scoperta. Poi vediamo come fare ad arrivarci. Sappiamo che c'è qualcosa. Qui si cade così. Si cade sul morbido per fortuna. Qui sotto c'è qualcos'altro. Mamma mia ragazzi, le cose che vedo. Ah, direi di liberare assolutamente questo ingresso in modo tale da avere la strada più pulita possibile. Qui mi sembra che la direzione sia abbastanza obbligatoria. E anche qui si cade sul morbido. Servirà tantissimo l'acqua in questa zona, perché mi sembra strano vederla, vedere così tanta acqua a disposizione. Che cosa sei tu? Eccoci l'entrata di Vectron. Bene, entriamo. Ti ho detto, non trovo là dentro con te, non voglio. E anche se volessi non potrei, non dovete attraversare un portale come quello. Ma ho detto che ti avevo aiutato ad entrare. C'è la possibilità che l'aste sia lì dentro, devo andare. Allora devi andare, credo. Scusate, ma qua... qua non possiamo sbloccare questa cosa. Possiamo solo entrare qua dentro, ragazzi. Non abbiamo altre scelte. A quanto pare non abbiamo altre scelte. Vediamo un attimino qui sopra. Ma non mi pare che possiamo fare altre. No, perché qua ci siamo andati prima. Ragazzi, dai, senza sta a menà troppo la mistica, entriamo qui dentro. Senza sola dentro non avrei accesso alla mia mappa. Dovrei trovare la via d'uscita da sola. Mi farò veramente? Devo farlo, Fen, o dammi un secondo. Direi proprio che devo farlo, Fen. Ok, ecco qui. Sono da te, non appena riuscirò ad uscire. Non è convinto. Sì, cosa che si muove laggiù? Corri! Corri più veloce che puoi! Entriamoci. Oh, vacca boia. Volevamo farci fare questa caduta davvero? Io vorrei prima vedere se... No, ok, non c'era niente. Non era una caduta così brutta poi. So che noi questo metallo ovviamente come lo distruggiamo? E soprattutto troveremo un tunnel che ci porta di nuovo in città? Ma dai, c'è da dell'acqua. Ok, va, come si confonde il materiale distruggibile. Ma magari quello lì si distruggeva automaticamente. Allora, da qua si va, tu sei palesemente rotto, giusto per farmi capire cosa succederà. Go, rampino, go. A forza qua sotto. Mamma mia, che mondo distruggibile!
Che quanto valore? Quanto? Si capisce che voglio vedere cosa c'è di qua, vero? Ti ricrei, grazie. Mamma mia, raga. Tappa, 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 ok. Cosa sei tu? Non so. Ah, ecco. Sto dicendo, non so se li posso affrontare. Evidentemente così. Entra là dentro. Esplodi, bravo. Fai lo stesso. Oh, finché mi regalano così. Vai, 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 esplodi. Esplodi, dai. No, perché mi fanno da ricarica di tutto praticamente. Porco Giuda! Che bottarella che abbiamo preso, eh! Sì, però ce ne sono troppe per farlo con tutte. Ci siamo ricaricati, penso che fosse questo il loro scopo. Oh, vacca boia! Scusate. Lo sfondo è bellissimo. Ma io devo andare sicuramente di qua. Però qui c'è una stradina appena appena accennata, vedete, che non è raggiungibile. Ok. Una piccozza è abbastanza potente per abbattere questa sorta di sabbia. Corri, 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 corri. Occhio qua. Aia. Comunque quando esplodono fa malino, non c'è che dire. Perfetto. No! Balorde. E questa sappiamo noi però. Tra l'altro mi fa morire il valore presunto di questi oggetti. Apri la strada. Brava. Ah, lì non posso arrampicarmi. Ok, area molto grande qua, eh. Perché quest'area così grande, gioco? Oh, porca. Ok, c'è un'anomalia. Ovviamente l'anomalia siamo noi. Tanto sono andate avanti tantissimo e non ho visto un solo modo per tornarci indietro. Grazie. Una ricarica fa sempre comodo. Oh, si scava finalmente, bella gente. Però si scava poco, devo dire. Io qui comunque una via di fuga fatemela ricavare, va. Che non si sa mai. Questo adesso entra qui dentro, appunto. No. Porcaccia. Ah, si animano per poco.
Non direi per poco. E salta! Salta il balordo! Non me l'aspettavo! Ma non così in alto, ragazzi! Fermati là! Uff. Ora. Io li vorrei portare a questi quattro monitor, grazie. Ricaricatemi dell'impossibile. Ben gentili, ben gentili. Qui non ci posso arrampicare, possiamo solo scendere. Ok, occhio che sono pericolosissimi questi ragazzotti qua, eh. Va che area vasta! Anche se poteva essere più vasta probabilmente. Allora, torniamo indietro che abbiamo lasciato un paio di questi minerali che non volevo lasciare. E invece no, qua li abbiamo presi tutti. Occhio a non svegliare i can che dormono. Aia, che bottarello. Ah, quello l'abbiamo svegliato invece. Scappa, scappa. Troppi. Porco Giuda, raga. Porco Giuda. Abbiamo perso un sacco di risorse, eh. Ci fanno malissimo questi qua. Dobbiamo essere molto più accorti. Questa è la risorsa che avevamo visto prima. Non facciamoci vedere. Questa sappiamo e ce la teniamo. Quella esplode. Esplode pure, però finché esplodono così in alto. Ah, sappiamo tutta sta botta. E che poi si riformano, aia, di continuo sti bastardi. Occhio qui, occhio qui, occhio qui, eh. Di nuovo la stessa parte tremenda di prima. Ci palleggiano, raga, ci palleggiano. Ah, mamma mia, l'acqua. Ragazzi, avete visto i cuori che abbiamo, sì? No, perché se non l'avete visti, ve li dico io. Abbiamo mezzo cuore! Allora, qua vediamo se c'è qualcosa che ci permette di recuperare. Non vedo un televisorino neanche. Oh, eccolo invece. Sì. Qui, c'è il televisore, bravo! Ma noi non sappiamo poi se dobbiamo andare di qua o dall'altro lato, quindi io controllerei un attimo, ora che abbiamo qualcosina in più di mezzo cuore, ragazzi dell'ansia questa zona però. Oh! Aspetta un po', aspetta un po'. Credo e spero che non ci sia niente. Qualcosina secondo me c'è. Infatti faccio notare che la mappa non porta né percentuale di completamento in basso a sinistra, vedete? Né ovviamente qualcosa di visionabile in quanto ci eravamo stati avvisati da Fen che non poteva darci una mano qui dentro. Sto cagasotto, aggiungerei io. E voi andate bravo, bravissimo.
Oh porcaccia. Oh porcaccissima. Ma dove siamo finiti? E tu proprio qui dentro? Per forza, per forza? Mannaggia lui. Se non altro ricominciamo full vita. Sappiamo che entri qui dentro, ce la cominciamo già a tirare. Veloce, veloce. Sì. Noi siamo i salvatori blu? Dove diavolo siamo? Siamo sempre nella caverna misteriosa, in una parte dove non possiamo arrampicarci. Siamo qui dentro. Potenziamento! Ci garba una cifra. Dammi qualcosa che mi fa arrampicare là sopra, grazie. Motore aeronautico? Questo ci piace. Oh porco Giuda! Possiamo volare, ragazzi! Vabbè, vabbè, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Possiamo volare! Ok. Dobbiamo giusto fare attenzione al surriscaldamento. Ma è una figata! È una figata, raga. No, è una figata, ma dobbiamo fare attenzione. Perché può portarci alla morte questa figata. Comunque sì, bello, bello, bello. Molto bello. Ovviamente non ne abusiamo. Però questo ci aiuta tantissimo con l'esplorazione, eh. Oh, guardate cosa c'è qua. Siamo tornati dal ragazzotto. Fen? Io sono Fen. Dorothy? Sei tornata! Sì, non so esattamente come ho fatto uscire, ma te l'avevo detto che sei tornata. Ero solo di nuovo bloccato, devo essermi appisolato. Ho sentito una cosa di cui volevo parlarti. Ha a che fare con i terremoti, i flussi di energia e le macchine. Dorothy, cosa fai? Cosa hai visto? Ho visto. No, ho sentito la presenza di altre macchine dell'Apocalisse. Faccio vedere a Rosy, non siamo ancora liberati da questi terremoti. Va bene, ragazzi, va bene, siamo riusciti a fare anche questa missione. La prossima è di tornare all'Oasi. Io dobbiamo tornare dai grappisti anonimi, ragazzi. E direi che per questo video è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Se così lasciate un like, commentate e condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Vi ricordo che sono in live anche su Twitch da lunedì al venerdì alle 21:30. Grazie e alla prossima. Ciao!